Buongiorno dal dottor Claudio Saracino da Benessere Ipnosi Soluzione. Oggi parleremo di una paura che riguarda i tunnel. I tunnel, quando vai sull'autostrada, tante volte capita un tunnel e tu quando entri dentro ti viene un'ansia, una doccia fredda, un'angoscia, un qualcosa che ti fa sudare freddo, senti le mani fredde, la paura che si fa persona, un po' come Scooby-Doo. Hai visto mai Scooby-Doo? Quando hanno paura battono i denti, stridore di denti, dicono nei testi sacri, no? Per chi è praticante. Allora, che succede? Che io ho trattato molti casi, ma soprattutto uno mi è rimasto in mente, un Marcantonio, un signore molto grande, possente, che non ha paura di nulla e nessuno, una volta mi ha detto: dottore, io quando è successa quella notizia al Frejus, perché gli ho fatto una domanda, ma quando è successo questo problema? Ce l'aveva da 5 anni il problema di sudare freddo, di andare in panico, quando entrava nei tunnel in autostrada, ok? Il Gran Sasso, oppure il Frejus o altri. E io gli ho detto: scusami, mi spieghi il perché di questa paura sacrosanta? Eppure a te non manca nulla, sei un imprenditore famoso, sei forte, hai tante, chi più ne ha più ne metta. E lui mi ha detto: guardi dottore, io 5 anni fa, all'epoca erano passati 5 anni, vidi, a ben ricordare, perché all'inizio tutti non ricordano, no? Perché qui non si fa diagnosi, si chiede sempre al Signore, è invertita qui, no? Rispetto alla medicina tradizionale. Io praticamente, che si può fare anche in ipnosi regressiva, però anche senza ipnosi regressiva, lui mi ha detto: io mi ricordo, perché si ricordava, che una volta la TV, il telegiornale, diede la notizia del Frejus, non so se ti ricordi, circa 10 anni fa, mi sembra, c'è stato un incendio nel Frejus, in questo tunnel che collega l'Italia alla Francia, e morirono un sacco di persone, perché un camion in questo tunnel del Frejus fece incidente sotto il Monte Bianco, e ci furono diverse vittime, no? Lui, vedendo solo la notizia, le immagini alla TV, ipnosi di massa, TV spazzatura, TV paura, ripetuta all'ennesima potenza dalla mattina alla sera, al pomeriggio e anche la notte, che cosa è successo? Che questo signore, da quel momento e per 5 anni, non capendone l'origine, non riusciva più a vivere, gli mancava il respiro ogni volta. Poi ora un signore che viaggia moltissimo, che viaggiava moltissimo per la sua attività, beh, io gli ho dato dei consigli su come fare, cosa fare, e lui ha cancellato definitivamente dalla sua mente, dal suo subconscio, quella suggestione e si è sentito nel regno dei cieli. Ragazzi, ecco come funziona la mente ed ecco come funziona la TV spazzatura, l'ipnosi di massa, che tu ci creda o no. Quindi se devi per forza vedere la TV, Netflix, Sky, chi più ne ha più ne metto, la Rai o Canale 5, eccetera, eccetera, metti canali che ti fanno ridere e sorridere, che non ti fanno pensare alle cose brutte della vita. Se vuoi essere attualizzato, cioè capire le notizie di quello che succede nel mondo, vedile una volta verso mezzogiorno, ma soltanto notizie bianche, una volta, basta. Non girarti come facevo io tantissimi anni fa, come faceva anche il buonanima di mio padre, 1000 telegiornali, e poi uno sta così per la paura, il nervoso, il risentimento, la rabbia, ok? Così funziona la nostra mente. Non devi credere, devi fare, fare, fare. Ok? Allora seguimi su tutti i social, commentami, mandami il tuo feedback su tutti i social, io sviscererò ciò che ti interessa, nei minimi dettagli, è gratis, 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 e di solito mi strapago per consulenze one to one, vis-à-vis, come dicono in Francia, dove lavoro moltissimo. Seguimi su tutti i social, visita la mia fanpage, ipnosi, autoipnosi, il dottor Claudio Saracino. Visita il mio sito internet www.ipnologiassociati.com. Iscriviti su questo canale YouTube dando una bella botticella sulla campanella qua giù e iscriviti, c'è un rettangolo rosso, iscriviti, ti clicchi sopra per le novità, benessere, ipnosi, soluzione del dottor Claudio Saracino, e soprattutto oggi c'è anche Instagram, benessere, ipnosi, soluzione, dove tu puoi seguirmi, metterò del contenuto, del valore che ti potrà aiutare, ok? Però ricordati, quello che a me interessa e che a te deve interessare è scrivermi, commentarmi,
farmi delle domande, andare nel dettaglio, anche se non conosci la materia ipnosi, chiedi, e io ti dirò come, perché è scientificamente riconosciuta dalla Chiesa e dalla medicina da circa un secolo, ok? Quindi non c'è nulla di misterioso, di stregoneria, di fattucchieria, di magia, ok? È la tua mente che fa le magie. La magia della tua mente. Un bacio, un abbraccio e al prossimo video. Dal dottor Claudio Saracino.